L'esercizio. Si scrive un programma che legga un valore intero e visualizzi il valore intero precedente e successivo. Facciamo un esempio numerico. Dunque, noi dobbiamo scrivere un programma, un algoritmo in realtà, che legge un valore intero. Supponiamo che questo valore intero sia 100. E questo programma mi deve calcolare, mi deve determinare il valore intero precedente e il valore successivo. È molto semplice, no, l'algoritmo, perché aggiungo uno, tolgo uno, trovo il precedente, togliendo uno, tolgo. Trovo il successivo aggiungendo uno. Quali sono le variabili che utilizziamo? Abbiamo una variabile numero che contiene il numero inserito in input. Quindi 100 nell'esempio, ma qualunque numero inserito dall'utente. Poi abbiamo bisogno di un'altra variabile che contiene il precedente, calcolato. E un'altra variabile che contiene il successivo. Ok? Numero ed input, mentre precedente è successivo sono di output. Inoltre, i numeri sono tutti interi. Devo chiedere all'utente di inserire il numero. Quindi prendo un blocco, un parallelogramma e dentro scrivo output e inserisci numero. Input e tra le parentesi tonde scrivo il nome della variabile che ho deciso di usare per mettere l'input. Cosa ho deciso di usare? La variabile numero. Poi, a questo punto, calcolo il precedente. Per fare un calcolo, un'elaborazione, uso un rettangolo. Cosa metto qua dentro? Che istruzione? Per adesso noi abbiamo visto solo tre istruzioni, input, output, assegnazione. Quindi se non è zuppa è sbagliato, se non è input, se non è output, assegnazione. Quindi ricordatevi che l'operazione non può essere fatta solo, cioè faccio il calcolo e poi il risultato si disperde. No, il risultato va sempre memorizzato da qualche parte, se no non lo posso più usare. Quindi. Poi vedremo anche un'altra versione di questo programma, ancora più semplice. Quindi qua dentro vado a scrivere l'istruzione di assegnazione, cioè alla variabile che si chiama precedente, assegno, continuo ad usare le frecce per adesso, poi assegno che cosa? Il numero. Cioè il valore che ha la variabile numero, meno 1. Quindi se l'utente ha inserito 100, nella variabile numero adesso c'è il valore 100, giusto? Poi con questa operazione, a precedente assegna il numero meno 1, cosa succede quando si esegue questa? Prima viene calcolato quello che c'è a destra della freccia, numero meno 1. Quanto fa numero meno 1? 99. Ok? Il valore di questo calcolo, quindi 99, viene assegnato alla variabile precedente. Quindi precedente varrà 99. Quindi l'istruzione di assegnazione ha proprio come, diciamo, scopo quello di andare a calcolare quello che c'è a destra, cioè un'espressione più o meno complicata, trovarne il valore e poi assegnarlo. Metterlo dentro la variabile che c'è alla sinistra. Ora, l'operazione successiva qual è? Quella di fare il calcolo del successivo. Quindi userò la variabile successivo
alla quale andrò ad assegnare numero più 1. E naturalmente, siccome numero nel nostro caso particolare, perché questo è solo un caso particolare, tanto per fare un ragionamento, siccome numero vale 100, a successivo assegnerò il valore 101, perché prendo il valore che ha numero, numero vale 100. Ci aggiungo 1, numero più 1, diventa 101, poi il tutto lo vado a rimettere, lo vado a mettere dentro alla variabile successivo. Quindi successivo diventa 101. Adesso posso produrre in output il risultato. E qua, non so se la tua domanda di prima era questa, qua posso produrre in output entrambi. Era questo forse che volevi, che mi stavi chiedendo. Però, per aiutare voi, io farò sempre, metterò in ogni blocco una singola operazione, non due. Allora, leggo il tutto con le frecce, che non sono opzionali, bisogna proprio mettere le frecce, non delle linee. Perché le frecce indicano la direzione, il verso da seguire. Poi alla fine aggiungiamo il blocco finale, end. Non è che si programma tutto così, si inizia a programmare così, si impara a programmare in questo modo. Questi diagrammi di flusso vanno benissimo per questi algoritmi semplici. Non penso che chi ha scritto le applicazioni per gestire il traffico aereo abbia lavorato con gli algoritmi. La modalità di progettazione del software per problemi complessi non è questa, anche se l'algoritmo rimane poi nelle parti più piccole, è sempre un aiuto nel momento in cui devo scrivere delle porzioni di codice. Magari non lo vado più a scrivere, ma lo penso. Quindi si impara, non tanto, non è tanto importante saper disegnare l'algoritmo, è importante imparare ad avere un certo rigore nella logica, no? Quindi rigore e imparare a pensare in un certo modo. Quindi è questo che bisogna imparare, non tanto fare il disegno dei diagrammi di flusso, anche se poi servono ovviamente. Questa fase, perché vi devo poi valutare, quindi vi dovete saper disegnare, però è nella vostra mente che dovete visualizzare l'algoritmo, il diagramma di flusso. Nello stesso rettangolo potevo scrivere sia questa assegnazione sia questa, ok? Insieme. L'output tutto insieme, ho già detto, va benissimo, non è un errore, ma io li separo per un altro scopo. Vi faccio osservare una cosa, lo sapete che si poteva anche trasformare questo algoritmo in uno molto più semplice, risparmiando spazio e memoria, anche se è un po' ridicolo parlare di risparmio di spazio e memoria perché sono due variabili, però usando due variabili in meno. Non faccio il calcolo, ma vado a produrre in output direttamente numero meno 1. E output di numero più 1. Cioè, posso, naturalmente tolgo via le altre istruzioni, e quindi ho solo più 4 blocchi, perché io posso produrre in output anche un'espressione. Cosa succede? Succede che quando arrivo qui, output numero meno 1, prima viene calcolato quello che c'è tra le parentesi tonde. Tornando al nostro esempio, numero meno 1 è 100 meno 1, 99. E il valore calcolato viene prodotto in output. Se questi valori, 99, 101, quindi precedente e successivo, mi fossero serviti in seguito, no? In seguito, perché magari il programma su quei due valori deve fare qualche cosa, allora non potevo fare così. Ma siccome non mi servono più, perché li voglio solo produrre in output, allora posso anche eliminare le variabili che li mantengono memorizzati.
Allora, intanto noi useremo il linguaggio Java e come si scrive il programma, come inizia, cioè qual è la struttura del programma. Si scrive la parola public, class e il nome del programma. Come lo vogliamo chiamare? Va bene, chiamiamolo presuch. Presuch. Attenzione a come lo scrivo. Poi apro una parentesi graffa, la parentesi graffa si apre con la combinazione di tasti Alt, tengo premuto Alt e sul tastierino numerico digito 1, 2, 3, 123. Poi rilascio il tasto e viene fuori la parentesi. La parentesi chiusa ugualmente con Alt 125, Alt 1, 2, 5 e lascio e viene fuori la parentesi graffa chiusa. Ci sono anche altri modi, ma questo secondo me è quello che viene meglio. Allora, tutto il programma sta qua dentro, tra public class, poi nome che scelgo io, parentesi graffa aperta, parentesi graffa chiusa. Ora cambio un attimo il font perché questo font non va bene per vedere il codice, usiamo Consolas. Okay. Le parole che sono parole chiave del linguaggio, cioè che non metto io, ma ci devono essere, le vado a colorare di blu scuro, blu scuro, di questo blu, come si chiama, elettrico. Ok? Public si vede, insomma, mica tanto. Così si vede? Public class, prefix è il nome che ho dato io. Attenzione, l'iniziale, vedete, è maiuscola, perché sempre deve essere maiuscola, sempre. Poi, vedete che questa è una parola composta, precedente e successivo. La seconda parola inizia di nuovo con maiuscola, perché si usa una cosa che si chiama notazione camel case. Cammello, no? Quindi come le gobbe del cammello, per cui ogni parola, una parola composta, ogni parola dopo la prima inizia con la maiuscola. Questo per aumentare la leggibilità del codice. Ormai quasi tutti i linguaggi di programmazione usano questa notazione qua. Poi c'è una cosa molto importante che è questa, adesso la vado a scrivere, è l'intestazione del metodo main. Public, static, void, main, string, args, sempre aperta graffa e sempre chiusa graffa. Ogni volta che apro una graffa la vado anche a chiudere e vado a scriverci dentro. Tutto ciò che c'è tra una graffa aperta e una graffa chiusa si chiama blocco di codice. Adesso lo porto su perché non si, se no non vedete niente. Blocco di codice. Inoltre si utilizza una cosa che se, riduco un po' la dimensione di questo perché se no non capiamo più niente. Si usa indentare il codice. Cosa vuol dire indentare? Significa che ogni volta che apro una parentesi graffa, quello che c'è dopo si sposta di una tab, di un tot di caratteri a destra. Quando chiudo la parentesi graffa, ritorno della stessa quantità di caratteri a sinistra, sempre per rendere il codice maggiormente leggibile. Ora, public, static, void sono di nuovo parole chiave del linguaggio, quindi non le decidiamo noi, le dobbiamo scrivere. Main è anche una parola chiave del linguaggio, però ha una funzione un po' particolare, quindi la metto in rosso, e l'entry point dell'applicazione, cioè senza questo particolare main il programma non può essere eseguito. Public è chiaro dalla parola, public vuol dire che tutti possono usare questa roba qua, ok? Static ha a che fare invece con gli oggetti, ok? Static significa, è una particolare parola che indica che un valore non è di un singolo oggetto, ma è di una classe di oggetti. Però mi fermo perché
ovviamente ci arriveremo. Void invece vuol dire che questo codice che c'è qua dentro queste parentesi graffe non restituirà nulla. Void, vuoto. String con le parentesi tonde è un insieme, si chiama array, ma un insieme di stringhe, e le stringhe sono sequenze di caratteri alfanumerici, come se fossero tanti nomi. Args è il nome di una variabile, potrebbe anche essere x, y, z, non importa, è una variabile scelta dal programmatore. Per convenzione si utilizza args. Quindi posso dire che presuch è args, quindi quello che è di colore arancione, sono le cose che sceglie il programmatore. Può cambiare questi nomi come vuole. Quindi mi dispiace non poter rispondere pienamente, ma è perché sono cose che riguardano la programmazione a oggetti che dobbiamo vedere più avanti. A questo punto possiamo iniziare a fare un'altra cosa che si chiama 2, 3, dichiarazione di variabile. Dichiarazioni di variabili. Attenzione, perché ho messo queste due stringhe davanti, questi due slash? Perché questo è un commento, ossia non viene preso in considerazione durante l'esecuzione del programma e lo vado a colorare di verde. Non è un verde in realtà, cioè, sì, un verde. Vedrete che anche nell'ambiente che useremo noi i commenti saranno in verde. Quindi per indicare un commento serve al programmatore per leggere meglio il codice. Può anche non essere utilizzato, perché in realtà non serve al programma. E ora possiamo dichiarare le variabili. Le variabili sono tre, sono tutte intere. Allora posso scrivere la parola chiave int, che indica che il tipo delle variabili, seguito dai nomi delle variabili, numero, separate da virgola. Poi, precedente, virgola, successivo, punto e virgola. Ho le righe di istruzioni, come le dichiarazioni, terminano col punto e virgola. Int è una parola chiave, mentre numero precedente e successivo sono variabili scelte dal programmatore. Potevo chiamarle anche x, y e z. Non sarebbe cambiato niente. Ora posso andare a fare la dichiarazione di variabile obbligatoria. E mi devo fermare, ma continuiamo naturalmente domani. Domani continuiamo su questo, quindi faremo tutta la codifica e così vi farò vedere come in Java si scrivono le istruzioni di assegnazione, di input e di output, e poi guardiamo sempre in questa settimana i materiali che vi ho messo sulla piattaforma che vi spiegano queste cose.